Buongiorno, come state? Scusate per l'aspetto struccato, ma fa veramente troppo caldo. Vi volevo far vedere giusto due o tre acquisti che ho fatto al centro commerciale che si trova vicino da me. Sono passata da Sephora perché mi servivano le maschere per i piedi e poi alla fine ho speso un botto. E tra l'altro non vanno neanche più a sconto secondo me, perché non mi hanno fatto lo sconto sulle maschere, insomma. Quando vai lì prendi le cose e spendi sempre un botto. Vabbè. Comunque vi mostro che cosa ho preso. Ho preso la Tangle Teeth Airbrush, questa compatta, poi ho preso il Bad Girl Bag di Benefit, che è il mio mascara preferito. Ho preso l'Intense perché mi fa comunque delle ciglia wow, e ho preso lui. Poi ho preso uno spray fissatore per il trucco di Sephora. Poi un mini The Pore Professional 18,50 euro per quanto sono 7,5 ml di prodotto, e lo trovo veramente, cioè per 20 euro per questo prodotto lo trovo veramente un affronto, cioè costa troppo. Infatti mi sa che cambierò. Poi ho ripreso una beauty blender di scorta perché stavo finendo le mie, e poi ho preso 6 maschere per i piedi. Ho detto mi faranno lo sconto perché ogni 3 maschere c'è lo sconto, e invece non c'è stato nessuno sconto e me la sono presa dove non batte il sole. E vabbè, c'ho 35 euro per queste 5 cose. Cioè a Sephora non si può più fare acquisti, cioè è diventata troppo cara. E poi sono stata da Wycon, dove ho preso solamente un prodotto, ovvero ho speso 13,90 euro e ho preso il powder foundation che io, scusate il casino, che io lo avevo quasi terminato e quindi me lo sono ripreso, l'NC15. Mi ci trovo veramente stra bene con quel prodotto. È un fondotinta in pratica compatto. Poi sono stata da Primark e con mia mamma abbiamo preso un regalino che vabbè non vi faccio vedere. Poi 1,50 euro questo set di 5 spazzolini per denti. Poi a 1 euro ho preso questo paio di ciabatte da 3,50 ad 1 euro, e insomma mi sembrava molto conveniente come affare. Poi ho preso per 50 centesimi questo paio di ciabatte, costano veramente poco, io mi trovo stra bene. Poi, cosa che non ho mai fatto, ho preso un profumo, l'ho pagato 7 euro e veramente mi piaceva tantissimo, è anche vegano, QWERTY Flea Peach Bouquet, era molto molto buono e l'ho voluto prendere infatti. E poi come mia mamma ha detto, mi ho preso questa pinza per i capelli perché ha detto non ne vuole più di vedermi con una pinzetta minuscola, e mi ha preso questo a 3,50 euro. Poi ho preso 2 maschere per il viso, una moisture e una brightening, più la mi farò scorda perché io comunque mi sto finendo. E poi abbiamo preso i patch per gli occhi, 15 a 2 euro alla vitamina C,
e poi 2,50 euro questi alla caffeina, sempre 15. Ero andata per prendere i dischetti struccanti, ma da Primark hanno detto che non li fanno più, solo quelli riutilizzabili, e le maschere piedi che 3 mesi fa le avevo prese e non le fanno più. E niente, questo è tutto il mio shopping e ci vediamo al prossimo video.